Ciao cari amiche di Creativa Channel, sono con una veramente quasi, sono quasi imbarazzata, sono in compagnia di Florence. Grazie di essere qui alla Fiera Creativa a esporre le tue meraviglie, Florence. Grazie a voi di ospitarmi. È veramente quasi, cioè è una meraviglia. Guardate questo bellissimo patchwork di questa coperta. Come si chiama, È Florence? il Paradise in Blooms. Mamma, che meraviglia! Quante ore ci sei stata, dici? Allora, sono stata quasi un mese negli Stati Uniti per realizzarlo. Sì? È un restricted pattern, cioè è un modello che è stato creato da Judini Meyer, che ha creato tutti questi modelli con un modo di cucito sulla carta, di paper piecing, veramente speciale, è molto più veloce, molto più facile per fare queste punte, belle punte finite, senza difficoltà. Ecco, ore ci sono perché poi c'è la quiltatura, c'è le finizioni, ci sono le finizioni, ci sono tante ore, ma non le contiamo. Certo, ma quindi questa è una tecnica che tu sei andata negli Stati Uniti perché Sì. tu sei del Belgio, giusto? Io sono dal Belgio e sono stata scelta da Adounders, che è la persona che ha creato Patchwork Promotion University for Sì? Europe. E lei ha scelto me per andare a rappresentare l'Europa. Eravamo in quattro, una Che tedesca, bello, due bellissimo. olandesi, e dal Belgio, e io posso rappresentare per tutti i paesi dove si parla francese e italiano, perché parlo un pochettino Certo, beh, ma italiano. sei bravissima. Guardiamo anche le altre meraviglie che hai realizzato sempre qua negli Stati, sempre negli Stati Uniti con questa tecnica. Sì. Mi dici di nuovo come si chiama? Paper piecing. Quindi è cucire sulla Sulla carta. carta, sì. Beh, bellissimo. E tu terrai questi corsi in tour qui in Italia, sempre organizzati da Fantasyl Quilt, che è Sì. il negozio che ti ospita anche qui in Sì. fiera, quindi ci sarà un ricchissimo programma. Sì. Io vedo già, sento già il fremere di tutte le nostre patchwork che vogliono imparare a fare queste veramente meraviglie. Guardiamole proprio da vicino perché sono bellissime. Anche questo l'hai fatto Sì, negli Stati. questo è stato il primo che ho fatto Il negli Stati primo Uniti. e Si si chiama chiama? Peristar. Bellissimo. E qui ci sono diverse tecniche di patchwork comunque No, all'interno. è solo cuciture sulla carta e poi sistemare i pezzi. Li facciamo in diverse parti e poi sistemiamo tutto al Sì, loro però posto. c'è la stella, ci sono le occhette, cioè ci sono Sì. vari moduli, Sì, sono diciamo. rappresentati, ma Come si sempre chiamano questi moduli? Blocchi, blocchi, questi blocchi. blocchi, ci sono vari blocchi, quindi in Sì. una coperta così che è Sì. veramente, cioè è una razza, è veramente bellissimo. Quindi tu sei contentissima di essere Sono qui? contentissima di aver incontrato le persone di Fantasy Quilt, perché Sì? grazie a loro sono potuta venire in Italia e ho incontrato un sacco di persone interessanti che, come me, hanno il virus del patchwork. Sì. Beh, devo dire che sono veramente dei moduli, delle coperte bellissime, Florence. Sono contentissima che tu sei qui da noi in Italia. E dici un po' come saranno organizzati questi corsi che terrai in tour in Italia, sempre con il negozio Fantasy Quilt. Fantasy Quilt. Io sono stata fortunata, ho incontrato le persone di Fantasy Quilt, che come me hanno il virus che dicevo del patchwork, e con queste persone abbiamo organizzati alcuni corsi qua in Italia per fare conoscere questo modo di lavorare di Judini Meyer, ed è in collaborazione sempre con Fantasy Quilt, che continuerò a dare questi corsi e spiegare questo modo di lavorare alle donne italiane, anche uomini se ce ne Beh, sono. certo che sì, certo che In Belgio sì. ne abbiamo due. Davvero? Sì. Beh, adesso scopriremo anche qualche ometto che ha la passione del patchwork. Io ti ringrazio tantissimo, guardiamo ancora le tue meraviglie, siamo veramente onorati di averti qua in Italia. Grazie, e sono io a essere onorata che mi ospitate qua in Italia. Eccoci qui, sempre nello stand di Fantasy Quilt, tante decorazioni, come potete vedere il patchwork ne fa di padrone.
abbiamo conosciuto Florence, l'autrice di queste, di quelle meravigliose coperte realizzate con questa tecnica particolare della cucitura con carta. Vi consiglio di andare a vedere il sito di Fantasy Quilt. Qui alla fiera di Bergamo Creativa potete trovare tante idee, tanti consigli presso questo stand, ma la creatività continua sul canale di YouTube di Creativa Channel e sulla pagina Facebook di Fiera Creativa. Un saluto, alla prossima puntata, ciao ciao!